pomeriggio. Allora Carla, iniziamo subito alla grande perché so che tu devi dare una notizia importante. È vero, una notizia importantissima. Oggi i giovani, cara Bianca, hanno il potere, conoscono il potere e la forza dell'amore. Perché Veronica, che è la protagonista del cambio look di oggi, ha conosciuto Davide in una pizzeria dove entrambi facevano i camerieri. Si sono innamorati, lei l'ha ritenuto e considerato l'uomo della sua vita e dopo un mese di passione rimane incinta. Naturalmente con un po' di dubbi da parte dei parenti e genitori, ma oggi Veronica è splendidamente mamma di una bimba che è, appunto, è Ginevra, e anche il papà è felicissimo. E noi vogliamo subito conoscerla, eccola Veronica! Comunque andare anche solo per... Ciao Veronica! Benvenuta del tuo pazzo, ti stringerei la mano, ma purtroppo dobbiamo mantenere la distanza. Vieni pure un po' vicina. Veronica è giovanissima, 25 anni, esatto. Complimenti. Grazie. Complimenti Veronica. È una storia veramente incredibile perché poi soltanto dopo un mese in pratica di conoscenza con il tuo attuale compagno sei rimasta incinta. Esatto. Un po' traumatico all'inizio. Infatti io avrei tante domande da farti, però ecco, quella che mi viene in mente più di tutte è come lo hai comunicato, ma soprattutto qual è stata la reazione sia del tuo compagno che delle vostre famiglie? Beh, allora, il primo a cui l'ho comunicato ovviamente il mio compagno, che subito è stato felicissimo e non me lo aspettavo neanch'io, perché comunque lui aveva questo sogno di creare una famiglia. E quindi da subito ci siamo trovati in sintonia. Poi lui mi ha detto, mi hai cambiato la vita. Quindi insomma, da lì non ci sono stati dubbi. È stato veramente un incontro quasi karmico, perché vi siete riconosciuti immediatamente. Come a volte capita, insomma, serve poco per riconoscersi proprio come due spiriti affini, come due anime. Noi diciamo sempre, quando raccontiamo la nostra storia, che è un po' stato destino, insomma. E poi è toccato alle nostre famiglie, e quindi lui a sua mamma, che subito è stata contenta anche lei, infatti ad oggi abbiamo un bellissimo rapporto. E poi io e i miei genitori. E com'è diciamo andata? Che... Allora, mia mamma subito un po' anche lei scioccata, giustamente, perché ci sta. Però poi mi ha consolata, come fanno le mamme d'altronde. Senti, avete due splendide famiglie e tu soprattutto sei mamma di una splendida bambina che adesso vediamo in queste foto, che si chiama appunto Ginevra. Guardate che meraviglia! Senti, mamma. Veronica, io un po' ho studiato la tua storia. Tu sei in realtà un'abitué dei cambio look, almeno nella tua vita. Esatto. Perché oggi arriva un ulteriore cambio look nella tua vita? Beh, oggi penso sia quello più importante di tutti. Vorrei celebrare il fatto di essere diventata mamma, quindi questa nuova vita è un cambio vita e ci va un cambio look. È il cambiamento vero, esatto. È proprio quello. Vero, vero. Poi sono abituata ai cambi look, ho sempre fatto cambi di capelli, colori. E noi ci siamo documentati al riguardo, infatti Carla, guarda che cosa ha fatto Veronica nelle varie fasi della sua vita. Ecco queste foto. Vediamo. Capelli blu, capelli fucsia, capelli... Ti sei sbizzarrita, cara Veronica, devo dire. Di tutto e di più. E infatti i tuoi capelli lo raccontano, perché anche già oggi vedo che hai tantissime sfumature cromatiche. Esatto. Però dobbiamo dire, ragazze, che il cambio look è anche un momento speciale dove in realtà noi raccogliamo tutte le nostre esperienze, viviamo una giornata per noi stesse e a quel punto la vita nuova, il percorso nuovo inizia. E allora iniziamo subito con scoprire qual è il progetto di Carla per la nostra Veronica. Che hai pensato per lei, Carla? Allora, Veronica, ricordiamo, 25 anni, viene da Cuneo. Punti di forza, grande coraggio. Punti deboli, camaleontica. Obiettivo, mettere la testa a posto. E allora iniziamo questa avventura, Veronica. Per te, Carla Land. Grazie. E il cambio look. Ricordo la storia di Veronica. Veronica non ha mai avuto problemi a cambiare look, perché lei, anzi, durante tutte le fasi della sua vita ha portato tanti colori di capelli per la testa, ma ora che è diventata mamma vuole trovare il look perfetto per segnare questo importantissimo traguardo, questo importantissimo cambiamento nella sua vita, che è arrivato all'improvviso a 25 anni dopo solo un mese di frequentazione con il suo compagno. È stato veramente un colpo di fulmine. È vero. Com'è andata, Carla? Beh, la vediamo insieme, per me è splendida. Chiamala tu. Veronica! Come alive, 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 come
Cioè, scusa, chi è? Ma sei bellissima con questo colore di capelli. Grazie. Ti piace? Wow, è stupendo. Stai benissimo, gli occhi bianchi. E che fuori. Fatica, perché lei aveva sotto tutti questi colori, ovviamente, che lei si era fatta in tutto questo periodo, quindi questo castano caldo è stato piuttosto faticoso, però il risultato è eccezionale. Grazie. Devo dire che tu sei sempre un'ispirazione per le donne, Carla. Grazie, grazie anche per questa sorpresa per la nostra amica Veronica, che speriamo di aver reso felice. Grazie moltissimo, stupendo.